Eccoci qua con il dottor Vittorio Sgarbi. Qual è il suo rapporto con Botero? È un rapporto antico, che risale a 50 anni fa, 40 anni fa, quando lui mi chiese di curare la mostra che faceva, la prima grande mostra d'Italia, che ebbe un grande successo, anche se lui era molto controverso perché troppo festoso, troppo allegro per un'arte che cercava invece le dimensioni più difficili, critiche e dolorose dell'uomo. E facemmo la mostra al Porta del Belvedere a Firenze. Le sue sculture andarono al posto di quelle di Harry Moore, che aveva fatto la grande mostra negli anni 70, e fu qualcosa di traumatico, perché la notorietà e la popolarità di Botero erano indiscutibili, ma la critica aveva una posizione molto dura e antagonistica, e quindi io rappresentai in qualche modo lascia passare, perché un artista popolare, facile, allegro, comico anche, potesse essere considerato un artista contemporaneo a tutti gli effetti. E questo è stato il problema della sua vita, nel senso che lui ha sempre rappresentato l'altra parte del mondo, il mondo a rovescio, nel senso il mondo delle persone che amano la pittura perché la pittura è racconto, è favola, e quindi il popolo ama potere, la critica invece lo odiava. Da questo è nata la nostra amicizia e poi le tante occasioni, anche i viaggi in Colombia e i suoi viaggi in Italia per parlarci, avendo io riconosciuto in lui l'ultimo grande pittore italiano del Rinascimento. Pittore che, nonostante queste figure grosse e grasse, faceva un continuo omaggio alla grande pittura italiana, da Giotto a Raffaello. Erano i suoi maestri. Aveva trovato la soluzione di rendere tutti grassi, e però l'ordine della sua mente era l'ordine della grande pittura del Rinascimento. E quindi questa mia interpretazione e questa sua convinzione è nata un'amicizia che mi ha portato oggi qui a ricordare. Grazie.